Bella ragazzi, buonasera, bentornati sul canale. Avevo più che altro non previsto, ho promesso di fare una recensione e di testarlo prima di presentarvelo, però ho detto ma no, perché non farlo in diretta con voi e scoprire insieme quello che mi hanno appena spedito. Mi hanno spedito un pacco ovviamente da Amazon e contiene la custodia comprensiva di tastiera QWERTY per questo, il Samsung Galaxy S6 Lite, Tab S6 Lite. Fatto bene, compatto, non cicola, non scricchiola, non si muove, non dà segni di cedimento, ottime rifiniture, ha il pennino incorporato magnetico. Viene dato questo, la versione Lite, viene data come bonus a molti di voi che hanno fatto il collegamento TIM per fibra. Quindi c'è stato questo bonus dato dalla TIM che chi non aveva la fibra in casa l'attivava con la TIM e gli davano questo tablet quasi in regalo, si da pagavano una cifra irrisoria, non so se 20, 30, 40 euro, una cosa del genere. Molti di voi hanno attivato la fibra perché comunque è un ottimo modo per avere internet in casa. Molti di voi l'hanno venduto, peccato, perché chi l'ha comprato ne è entusiasta come me. Bene, andiamo ad aprire questo pacchetto e vediamo insieme se questo prodotto vale la pena o deve essere rispedito al mittente. Vi ripeto che non l'ho mai provata una di queste, la sto aprendo insieme a voi. Allora, Smart Keyboard Case, non so che marca sia, per S6 Lite, marca, chi sa, non si sa. Va bene, vediamo intanto Smart Keyboard senza marca. Ci sarà sicuramente su Amazon, io non ricordo che marca è. Poi metto il link in descrizione, comunque, sempre se il prodotto vale l'acquisto. Il costo, se non erro, è intorno ai 31-32 euro. Ovviamente imbustata al libro, custodia al libro, e si presenta semplicemente così, come una custodia. Vabbè, queste keyboard, bene o male, siamo abituati a vederle. Molti di voi le usano anche per lo smart TV. Se ne trovano in giro, non costano tantissimo. Allora, rifinitura interna cellula al nido d'ape, vedete? Abbastanza gommata, abbastanza morbida, però sembra che sia una buona protezione. Ha addirittura l'alloggio del pennino e quindi perché no? Proviamocelo subito. Allora, inseriamo ovviamente il nostro tab, chiaramente monta alla perfezione e il pennino dovrebbe andare posizionato da qualche parte qui. Dovrebbe, vediamo un po' se ci va. Sì, ci va perfettamente, vedete? Va perfettamente, ma bisogna vedere quanto è comodo tirarlo fuori. Vabbè, è comodo perché qui ha delle fessure in cui far pressione con il dito e tirare fuori il pennino. Bellissimo. Adesso però dobbiamo solo sperare che questa keyboard abbia le batterie cariche, il che io ci credo proprio proprio poco. Si è accesa la spia blu. Vediamo un attimino. Intanto andiamo se si è spenta comunque. Forse la batteria è scarica. Vediamo se riusciamo a collegarlo. Ok, siamo riusciti a connettere la nostra periferica. Me la metto un po' a favore di telecamera. Però ora la andiamo a provare. Abbiamo il tasto home che ci riporta alla home. Ora vediamo, non lo so. Facciamo note. Presentazione, va bene. Posto le singole pagine, va bene. Via, via, via. Avvia. Consenti, nessuna nota, nota, nuova nota. Ok, allora. Ciao. No, ciao, no. Ciao.
Sto usando la nuova. Non è molto agevole scrivere così, la nuova tastiera per il mio Samsung Tab S6 Lite. Beh, sembra abbastanza fluida. Vediamo un attimino cosa possiamo fare. Possiamo abbassare il volume, non lo so. Sì, possiamo abbassare il volume, ci dà tutti i tasti funzione. Alzare e abbassare la luminosità dello schermo. Andiamo su YouTube, andiamo a vedere un qualsiasi video. Sì, eccolo qua, da qua funziona. Ok, la luminosità anche, eccola qua. Perfetto, ragazzi, io direi che è perfetto. Manca un tab, che sarebbe spettacolare. Però va bene, non possiamo avere tutto dalla vita. Ok, ragazzi, come avete visto la nostra periferica funziona perfettamente, ha tutti i tasti al posto giusto, quindi possiamo comandare con i tasti funzione. Ora io non l'ho letti tutti perché purtroppo senza occhiali da vicino non funziona più. Però sento un po' la mancanza di un touch. Comunque voto da 1 a 10 per questa tastiera per ora. Gli do un bell'otto che a 31 euro comprensivo di custodia, perché se noi andiamo a comprare soltanto la custodia per un tablet, anche se andiamo nel negozio dei cinesi sotto casa, la paghiamo così tra i 10 e i 15 euro. La tastiera costerà un'altra diecina d'euro, non so, però qui abbiamo la comodità, prima di tutto, che la custodia è proprio specifica per il nostro tablet, l'S6 Lite o l'S6 normale. Che abbiamo il portapennino ben custodito all'interno della custodia e che la tastiera è magnetica e si attacca benissimo all'apertura della nostra custodia al libro. Quindi ve lo consiglio, sì, per 31 euro io vi consiglio di tenere al sicuro il vostro tablet, perché comunque è vero che è compatto, è vero che è bello da robusto, però è uno schermo da 10 pollici e come sappiamo. Portalo qua, portalo là. Arrivederci, chiama papà che te deve dare i soldi per comprartene un altro. Quindi 31 euro ci mette non solo al sicuro il tablet, ma ci dà la possibilità anche di lavorare, di utilizzarlo un po', ma specialmente per i social, specialmente per andare a chattare, per usare Messenger, usare quello che sia. Insomma, ragazzi, 31 euro io li ho spesi, non lo rendo, me lo tengo e ve lo consiglio. E con questo vi saluto, vi dico per l'ennesima volta, iscrivetevi al mio canale qualora non lo siate ancora e invitate i vostri amici a fare la stessa cosa. Mi raccomando, un pollice in su e condividete sui vostri social. A voi veramente non costa nulla, ma a me veramente dà una grande, grande mano e anche perché potete con questo modo sostenere il canale che anche nel mio piccolo ha delle continue, come vedete, spese per poi portare esperienze sul canale. Quindi ogni esperienza che io porto a voi ha comunque un suo costo di gestione a livello economico. Quindi il vostro aiuto per me è fondamentale. Ciao!